Buongiorno ragazzi e ragazze. Oggi il nostro orario prevede una lezione di matematica e ho pensato di cominciare con qualche esercizio di calcolo a mente. Perciò, come vedete, ho preparato un foglio con una serie di esercizi che vi detterò e qualcuno di voi mi dovrà dare una risposta. Giusto, ovviamente. Allora, con chi cominciamo? Vediamo un po'. Ok, iniziamo con te, Jonas. Jonas, quanto fa 7 per 5? 7 per 5 dovrebbe fare, mi sembra 40, professore. Oh, Jonas, purtroppo la risposta è sbagliata. Hai risposto 40, ma la soluzione giusta è 35. Non ti preoccupare, a volte questi calcoli sono difficili da eseguire su due piedi in poco tempo. Bene, adesso farò un'altra domanda. Siete pronti? Stavolta voglio una risposta da Marvin. Marvin, allora, quanto fa 20 per 8? Io? Quanto? 20 per 8? Ok, mi faccia pensare un secondo, professore. È una moltiplicazione molto difficile. Allora, 20 per 8. Psst, Marvin, Marvin, fa 160. Fa 160, professore. O almeno credo. Ci sono arrivato da solo. Sì, da solo, 160. Grazie, Jonas. Prego. Molto bene, Marvin, è la risposta esatta. Sono molto contento che tu abbia studiato le tabelline. Ah, la campanella. Bene, adesso potete fare 5 minuti di pausa e dopo ricominciamo con i calcoli. Io vado un attimo in sala professori a prendere dei libri, voi fate i bravi. Ehi Marvin, lo conosci il gioco Il pavimento è lava? Il pavimento è lava? Devo averlo già sentito da qualche parte, ma non ci ho mai giocato. Perché me lo chiedi? Tu lo conosci? Ho letto le regole. Adesso te lo spiego. Allora, si gioca così. Se io ti chiamo e dico Marvin, il pavimento è lava, tu hai circa 5 secondi per, diciamo, salire sul banco e proteggerti dal fuoco. Capito? Ah, ho capito. Sembra davvero divertente. Dovremmo giocarci qualche volta. Anzi, perché non ci giochiamo adesso? Ottima idea, allora comincio io. Marvin, il pavimento è lava, corri! Che cosa? Il pavimento è lava! Oh no, non ero pronto, non mi sono preparato! Oh no, adesso che cosa posso fare? 1, 2, 3, 4. Ok. Ah, uff, sono al sicuro adesso. La lava non può bruciarmi qui sul banco. Che ne dici? Grande Marvin! Sei stato bravissimo e super veloce! Hai proprio capito il gioco. Adesso che sei salito sul banco sei salvo, la lava non può farti niente. Divertente, vero? Sì, molto. Grazie Jonas, anche se ci ho dovuto pensare un po'. Bello, mi piace. E Jonas, sai una cosa? Il pavimento è lava, farei meglio a sbrigarti. Prima che la lava ti bruci, corri! Cosa? Oh no, non pensavo che l'avresti detto. Oh no, adesso non posso salire sul banco perché l'hai già fatto tu. Devo trovarmi un altro posto. Ma dove? Aiuto, eccomi qua. Sono appeso alla mensola. Guarda, Marvin, sono qua su. Wow, questo è un vero colpo da maestro, Jonas. Ci hai messo pochissimo ad arrampicarti. Che bravo. Anche tu ora sei salvo dalla lava. Forte questo gioco. Uff, meno male. Per un attimo ho avuto paura di perdere. Hai capito come si gioca allora, vero? Dovremmo farlo più spesso insieme. È forte. Sì, è vero, fortissimo. Allora, ragazzi e ragazze, la pausa di 5 minuti è finita e possiamo ricominciare la nostra lezione di calcolo a mente. Come vi dicevo, ho molti esercizi da farvi fare. Uffa, avrei giocato ancora molto volentieri a questo gioco. È fantastico. Sì, anch'io. Che noia dover fare lezione. Adesso il professore è tornato e dovremo stare un'altra ora senza giocare. Uff, ma quando la lezione finisce giochiamo di nuovo, non ti preoccupare. Uffa, odio dover aspettare per giocare. Non mi va di fare lezione. E se facessimo tutte e due le cose insieme? Marvin, il pavimento è lava! Jonas, ma sei pazzo? Giocare al pavimento è lava durante la lezione? Sul serio? Oddio, ma non posso farlo! 5, 4. Oh no, non posso perdere! Che faccio adesso? Devo trovare una soluzione! Ecco, sono riuscita a stendermi sul banco giusto in tempo. Sono salvo. Speriamo che il professor Decker non se ne sia accorto. Marvin, sei stato grande. Adesso chissà che cosa ti dirà il professore. Ma forse non ci vedo bene? Quello non è forse Marvin sdraiato sul suo banco? Ma che cosa fa? Stiamo facendo lezione, che diamine! Marvin, che stai facendo? Sto cercando di fare lezione e tu ti metti a saltare sul banco? Non ho parole, che ti passa per la testa? Professore, mi dispiace, non volevo farla arrabbiare. Scendo subito. È solo che stavo facendo un gioco. Si chiama Il pavimento è lava. Dovevo salire sul banco, non avevo altra scelta. Ma non lo farò più, lo giuro.
Per questa volta passi, Marvin. Spero non ti venga mai più in mente di metterti a fare uno stupido gioco mentre noi cerchiamo di fare lezione. Adesso ricominciamo con gli esercizi. In silenzio e fermi al proprio posto. Professore, dovrei andare in bagno. Posso? Ah, Jonas, sai bene che nessuno può andare in bagno durante la lezione. Ma dato che ti ho già interrogato, farò un'eccezione. Va bene, vai pure in bagno. Torna presto. Ah, grazie, professore. Torno subito, promesso. A tra poco. Meno male che il professore mi ha lasciato andare, era urgente. Ah, finalmente in bagno. Qualcosa mi dice che non avrei dovuto mangiare tutta quella cioccolata ieri. Ho capito la mossa di Jonas. È scappato in bagno prima che io potessi vendicarmi per la figura che mi ha fatto fare col prof. Ah, ma non mi scappa. Adesso che torno in classe vi farò vedere io chi è il vincitore del gioco. Vieni, Jonas, vieni. Ecco fatto. Adesso me ne torno subito in classe. Non voglio far arrabbiare il professore mettendoci troppo tempo. Eccomi qui, prof. Sono tornato. Jonas! Jonas, mi senti? Jonas, il pavimento è lava! Che cosa? Il pavimento è lava? Adesso? Marvin, tu sei fuori di testa. Oh no, e adesso che cosa faccio? Aiuto, come posso salvarmi? Non posso salire sul mio banco, quindi devo per forza salire sulla cattedra. No! Oh, sono salvo. Oh no, perché il professore mi sta guardando così? Credo sia un pochino arrabbiato. Jonas, anche tu adesso ti metti a fare questo stupido gioco? E poi proprio qui davanti ai miei occhi, sulla mia cattedra, voi bambini non avete più disciplina. Sono senza parole, vi meritate una bella punizione tu e il tuo amico. Oh no, professore, mi dispiace tanto. Non potevo farne a meno, però. Quando qualcuno dice che il pavimento è lava, devi metterti in salvo ovunque tu sia, altrimenti sei morto. Ancora con questa storia del pavimento incandescente? Siete in grado di distinguere la realtà dalla fantasia oppure no? Qui siamo a scuola e non si fanno questi stupidi giochi. Basta, sono stufo di essere interrotto durante la lezione. Jonas, sei libero di tornartene a casa. Sei esonerato dalle lezioni di oggi. Vai via prima che mi arrabbi sul serio. Che cosa? Ma, professore, era soltanto un gioco. Ho detto via, subito. E Marvin, questo vale anche per te. Ho capito che tu e Jonas stanno giocando insieme. Non è giusto punire solo lui. Questo è quello che vi spetta per esservi messi a giocare durante la lezione. Capito? Non si fa. Oh no, professore, era solo un gioco. Non lo faremo più. Non disturberemo più la lezione. Ho detto fuori immediatamente. Oh no. Andiamo, Jonas. Torniamocene a casa. Uff. Wow, batti il 5. Sei stato fortissimo, Jonas. Non pensavo che avresti avuto il coraggio di salire sulla cattedra del professore. Hai visto? È stato troppo divertente e sei stato davvero perfido a sfidarmi davanti al professore. Un po'. Beh, l'importante è che adesso siamo liberi di andare via da scuola. Sì! Vieni, Marvin, usciamo da qui e continuiamo a giocare. Abbiamo un sacco di tempo adesso. Ciao amici, grazie per aver guardato un'altra puntata. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi gratuitamente al nostro canale e non perdete le ultime novità. Condividete questo video con i vostri amici e non dimenticate di cliccare mi piace. Ciao!